Perché secondo lei la lezione frontale è definitivamente superata? E come in tutte le cose della vita, per cambiare bisogna anzitutto togliere. Non possiamo pensare di cambiare la scuola senza togliere il dispositivo scolastico che per antonomasia ha accompagnato questa istituzione nel corso dei suoi ultimi secoli, ossia la lezione frontale, quell'idea molto suggestiva ma inefficace dal punto di vista scientifico, per cui se devo insegnare qualcosa a qualcuno, il metodo migliore è quello di spiegarglielo attraverso appunto la consegna di una serie di contenuti che avviene sostanzialmente, secondo la tradizione scolastica più antica, attraverso questa lezione, cioè attraverso la spiegazione che dovrebbe, molto molto ipotetico, permettere agli studenti di recepire tutta una serie di contenuti. Oggi, sulla base delle conoscenze che abbiamo, sappiamo che questa era solo una modalità della scuola antica per così definire anche una classe sociale di riferimento che riuscisse a proseguire gli studi fino all'università, mentre normalmente le persone non sono in grado di mantenere un'attenzione e di ricevere un vero apprendimento, ecco, da queste modalità. La distinzione fra contenuti e apprendimento è fondamentale.